Buongiorno a tutti gli amici di Italia On Road e benvenuti a bordo di Clio Sporter in versione Energy da 90 cavalli con motore turbo diesel da 1,4 litri. Per questo vlog degli interni siamo seduti al posto di guida con davanti a noi l'ampia strumentazione che Clio mette a disposizione del guidatore, composta da due aree principali. La prima è legata ai pulsanti presenti sulle razze del volante per il controllo della velocità che vedremo poi in seguito nel vlog alla guida della vettura, e davanti a noi, e ci avviciniamo, l'ampio cruscotto con sicuramente uno stile molto originale e unico che riporta innanzitutto la colorazione di Renault Sport, quindi il nero di base con il giallo e il bianco ad accompagnare questo colore molto aggressivo tipico delle vetture racing. A livello di strumentazione troviamo un contagiri sulla sinistra, un tachimetro digitale al centro, livello del carburante sulla destra e, oltre a tutta la serie di spie presenti, sopra, al tachimetro principale, il computer di bordo, che tramite un pulsante posto sulla levetta presente sulla destra del volante va a mostrarci varie funzioni, dalla temperatura ambiente al consumo medio al chilometraggio effettuato. Ci spostiamo sulla sinistra, dove sul poggiagomiti della portiera trovano posto pulsante di blocco dei vetri elettrici posteriori, molto comodo se avete bambini a bordo, i quattro comandi degli alzacristalli elettrici e infine la manopola di regolazione degli specchietti laterali. Davanti troviamo correttore assetto fari, luminosità del cruscotto della strumentazione, sensori di parcheggio da poter attivare o disattivare, e infine start e stop, anch'esso da poter attivare o disattivare. Arriviamo al centro della plancia, dove un ampio display a cristalli liquidi con funzione touch ci permette di selezionare funzioni quali la navigazione satellitare, un controllo multimediale se abbiamo dei dispositivi tipo iPhone, iPod o smartphone collegati per fruire di musica e contenuti, oppure chiamate a mani libere con la funzione Bluetooth e viva voce attivata. Parlando di intrattenimento multimediale e di chiamate in viva voce a mani libere, appena dietro al volante, sotto alla classica leva di tergicristalli, trova posto un comando ulteriore che permette di alzare e abbassare il volume, selezionare quella che è la sorgente audio, quindi radio oppure lettore MP3 o smartphone, e ovviamente l'attivazione o la disattivazione delle chiamate ricevute o effettuate. Torniamo sulla plancia principale, dove appena sotto al navigatore satellitare trovano posto le bocchette di areazione e i comandi del climatizzatore automatico, che può essere quindi utilizzato in funzione totalmente gestita dal computer di bordo, oppure l'utente può scegliere diversi livelli di areazione e i punti in cui escono i flussi d'aria calda o fredda, che possono essere regolate da questa manopola con incrementi di un grado dai 18 ai 26 gradi. Appena sotto, pulsanti di accensione e spegnimento motore e portachiavi, nel senso che è proprio il posto dove riporre la chiave elettronica di Renault che permette di gestire l'attivazione o la disattivazione della vettura. Ci spostiamo ora sul tunnel centrale, dove trovano posto la leva del cambio manuale a 5 marce e i pulsanti di selezione della funzione Eco per risparmiare carburante e rispettare l'ambiente, e il pulsante di attivazione e disattivazione della velocità di crociera impostata dall'utente.